La nostra associazione esiste dal 2002 e opera in collaborazione con l'Ufficio di Musica Sacra, Commissione Tecnica per le Campane della Diocesi di Bergamo, e si occupa della tutela dei campanili manuali, del ripristino, come proprio qui a Casnigo, dei sistemi manuali sui campanili elettrificati, di pubblicare materiale musicale di ricerca sui patrimoni campanari esistenti in Bergamasca. Proprio qui a Casnigo abbiamo uno dei repertori più ricchi, Valle Gandino, Casnigo, Leffe, Gandino, proprio hanno dei patrimoni molto antichi che risalgono al primo 800. Qui a Casnigo esistono concerti, e qui a Casnigo soprattutto in parrocchia esiste un concerto di 8 campane dal primo trentennio dell'Ottocento, e un patrimonio molto ricco, un patrimonio che era stato trascritto a metà degli anni 50 da Andrea Cattaneo, tramandato poi dai campanari storici fino allo studioso Walter Biella, suonatore e insegnante di baguette, che ha poi pubblicato queste trascrizioni. Noi le riprendiamo integrandole con altre suonate che abbiamo poi trovato e le insegniamo ai giovani, facendo in modo che ci sia a scuola e quindi che si possa continuare la tradizione riproponendo il suono manuale con le corde e con la tastiera per l'allegrezza in cima al campanile. Questa iniziativa non è dell'amministrazione ma è della Federazione Campanari Bergamaschi, a cui l'amministrazione ben volentieri ha dato il suo contributo di patrocinio sia per la manifestazione che per la realizzazione di questo intervento. Niente, siamo ben contenti di avere sponsorizzato questo restauro perché Casnigo ha una tradizione centenaria di suonatori di campane e di baguette. Sono Federico, abito a Casnigo e sono quello che ha, assieme ad un altro ragazzo di Casnigo, Jacopo, ha spronato la federazione ad intervenire riguardo al ripristino del sistema manuale. E Casnigo vanta una tradizione antichissima, infatti c'erano già i campanari Ruggeri, Bonandrini e Perani che portavano avanti la tradizione fino al 98, quando le campane sono state elettrificate e quindi si è tolta la possibilità di suonare manualmente. Ora con questi lavori noi crediamo di poter riuscire a coinvolgere altri giovani del paese e nel suonare le campane, anche chiedendo aiuto ai più anziani che conoscono la tradizione e recuperando quello che era un po' la colonna sonora della vita in paese. Attraverso il nostro sito www.campanaribergamaschi.net è possibile vedere l'anteprima della serata dell'inaugurazione, che sarà appunto sabato 2 ottobre alle 20.30. Dalle 20 suono a distesa, alle 20.30 in chiesa presentazione dei lavori di restauro, proiezioni delle immagini che riguardano le diverse fasi di lavoro, una ripresa dall'alto del campanile con il suono delle campane d'allegrezza e poi a chiudere concerto di campanine, che sono i vetrofoni tradizionali della Bergamasca, in cui proponiamo il repertorio di Casnigo con i maestri campanari e gli allievi della Valle Seriana.